Spetterà alla magistratura far luce su un presunto caso di malasanità avvenuto nel reparto di ostetricia dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce in seguito alla morte di un bambino nato prematuramente alla 34esima settimana. La donna di 42 anni aspettava la nascita della piccola creatura per venerdì mattina con un parto programmato, ma dei fortissimi dolori addominali il giorno prima hanno costretto la madre a recarsi in ospedale, dove i medici hanno riscontrato un distacco massivo di placenta. Da quel momento è iniziata la corsa contro il tempo da parte dei medici per salvare il piccolo, ma ogni tentativo è risultato vano. La donna è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico salvandole la vita, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Nelle prossime ore lascerà il reparto di rianimazione dove attualmente si trova ricoverata. Intanto è partita un'inchiesta a seguito della denuncia presentata dai familiari della donna per cercare di individuare le ragioni che hanno causato le complicazioni del parto e se sono ipotizzabili responsabilità del personale medico. Per il momento sono state poste sotto sequestro le cartelle mediche.